Fino a giovedì la nostra testata, la TGR, approfondisce nella programmazione il tema della sicurezza sul lavoro. Le cifre del 2017 indicherebbero un calo in Campania delle cosiddette morti bianche, ma i numeri in realtà non fotografano appieno una realtà che affonda le sue radici nel lavoro nero e nella violazione delle regole. Diego Dionoro. In Campania il dato ufficiale sulle morti bianche è in calo rispetto agli anni precedenti. Tuttavia c'è da considerare che per il 2017 le rilevazioni sono ancora provvisorie e fatti di cronaca già fanno pensare che i numeri degli incidenti mortali possano essere considerevolmente elevati. Nella tabella con i dati forniti dalla direzione regionale dell'INAIL notiamo un andamento altalenante dal 2012 allo scorso anno, con un picco nel 2015 dovuto a gravi incidenti collettivi. La Campania su scala nazionale si attesta all'ottavo posto in una classifica dominata da Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte. Ovviamente conta il numero dei lavoratori e la più alta occupazione, ma non va sottovalutato l'ampio ricorso al nero, condizione che rende molto più fosca e incerta la valutazione del numero effettivo dei morti sul lavoro. I settori più colpiti sono come sempre le costruzioni, le attività manifatturiere, il trasporto e il magazzinaggio e come sempre la soluzione per arginare il fenomeno fino ad eliminarlo si chiama prevenzione. E sentiamo cosa dice il presidente nazionale dell'ANMIL, l'associazione Mutilati e Invalidi sul Lavoro, nel servizio di Virginia Polizzi. Giuseppe Kiriak. Sì, sono due morti, sono due italiani. Marco, Arrigo, ancora Giuseppe, non ce l'ha fatta neanche Giancarlo. Nomi, persone che quel giorno molto probabilmente avevano qualcuno a casa ad aspettarli, invano. Ogni 24 ore in Italia 3 persone muoiono sul lavoro. Sono operai che costruiscono case, camionisti soprattutto, ma anche impiegati del manufatturiero. E se in Lombardia, Lazio e Sicilia è nell'edilizia che si muore di più, in Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli e Venezia Giulia i settori maggiormente a rischio sono trasporto e magazzinaggio. A lanciare l'allarme è l'ANMIL, che denuncia un trend in crescita rispetto al 2017. L'anno scorso in Lombardia sono state denunciate 139 morti, è la regione italiana con il primato negativo, seguita dall'Emilia-Romagna con 115 decessi, nel Lazio se ne sono contati 92, in Veneto 91. Sono le regioni dove in questo, dal 2017 in poi vi è stato un aumento della produzione, aumento di ore lavorate, assunzioni e purtroppo perciò sono le regioni dove è successo di più. Possiamo dire che purtroppo una ripresa economica porta anche più morti sul lavoro? Purtroppo sì, ma noi dobbiamo lavorare perché ciò non accada. Servono fondi, serve formazione, servono controlli, è l'appello dell'ANMIL al nuovo governo. E ora vediamo le regioni più virtuose. Basilicata 12 decessi, Molise 11, Valle d'Aosta 2. Si muore anche qui però e questo non è più tollerabile.